Andiamo. Molto acustico, wow. Eccolo. What I seek, Marius. It wasn't my fault. It was the wanderer. Eternal conflict embraces lessons sin. Witness the hoarder of blood and revenge. Give birth to horror, destruction coming in. I close my eyes and chase the danger. Through the gates off. Da un po' di Maneskin questo lead, questo chorus principale. Questo è il momento di Marte. Fantastico. Amici videospettatori collegati. Vabbè, se permettete adesso prendo io la parola. Che dire, è una figata pazzesca. Ho tanto da dire, purtroppo così tanto nella testa che difficilmente riuscirò a dire tutto in questa sede. È pazzesco. È pazzesco perché ci sono un... Porca miseria. Ci sono talmente tante cose che devo dire che non so veramente da dove cominciare. Allora, cerchiamo un attimino di mantenere l'hype, cerchiamo perché mi sta tipo uscendo l'anima dal petto, quindi devo pensare, devo cercare di trasmettere in parole quelle che sono state le mie emozioni. Mi piace molto innanzitutto l'alternare tra l'acustico e il metal da parte di Mark, perché mi ha fatto una sorta di introduzione che ha molto come vibe il tema di Tristram. È stato bravissimo soprattutto perché non ha banalmente
citato il tema di Tristram, ha offerto un sound che fosse simile a quello del tema di Tristram, che ha, da cui ha dichiarato di aver preso spunto, se avete letto il comunicato stampa, ha preso un po' le cellule tematiche e ha fatto qualcosa che suona in tema come quello di, come quello di Diablo. Suona come quello di Diablo, ma non è il tema di Tristram. Quindi questa introduzione acustica come una sorta di canto iniziale che poi va a sfociare in un metal un pochettino più spinto, un po' più power, quando invece a prendere la parola è Cristina. Parlando di Cristina velocemente, è molto bello anche il discorso suo, perché anche lei ha un suo dualismo interno, perché alterna questa vocalità un pochino più potente, un pochettino più pervasiva dell'armonia, ad una vocalità più eterea. Infatti io penso, e un giorno glielo chiederò, spero che sia molto vicino questo giorno, che quando lei fa in quella sorta di falsetto, sale con le note, voglia in qualche modo evocare il pensiero delle Banshee, che sono delle creature demoniache, che tra l'altro sono anche in Diablo, che assordano la gente con le loro urla. Quindi questi falsetti che tira fuori a un certo punto, secondo me, sono un po' una sorta di versione demoniaca delle vocal di Cristina Scabbia, a cui alterna anche delle sonorità, come ho già detto, più potenti, più epiche, più tendenti all'epic metal. È stata veramente una figata, io me lo devo assolutamente riascoltare. Tra l'altro vorrei farne un ascolto un pochettino più educato, vediamo se ci riesco, perché con i tempi siamo veramente stretti. Qualcuno riesce a passarmi di nuovo il link al volo, che lo guardiamo insieme? Eccoci. Vi rimetto il video. Attivate, fatemi attivare la webcam. Questa è la citazione del tema di Tristram. Li ascoltate, gli accordi di chitarra, gli arpeggi iniziali. Questa è una citazione. Ascoltate bene. Con la chitarra acustica, come vi ho già detto. E adesso è ancora in versione acustica per la prima strofa. Vedete, si vede proprio che sta usando ancora la chitarra acustica per dare un sound un po' più dolce. Ha varie anime questo pezzo. Mi piace come, come cambia dinamicamente, proprio come se cambiasse genere. Diciamo, questa è una prima parte, un po' più lirica, se vogliamo. Questi accordi sono proprio una citazione diretta al tema di Tristram. La chiusa, la chiusa del tema di Tristram è questa. È proprio l'arpeggio che introduce e chiude il tema di Tristram. E questa è la seconda parte. Infatti lei cambia vocalità, si aggiunge la batteria, si aggiungono le percussioni, diventa tutto più pesante e potente. E poi, ovviamente, questo mi ricorda tanto il pezzo dei Maneskin, ragazzi. Zitti e buoni. Il riff di chitarra mi ricorda tantissimo il pezzo dei Maneskin. Non so se a voi fa lo stesso effetto. È uno degli standard del power metal, ovviamente. Poi ne parleremo meglio, poi ne parleremo meglio. Adesso ovviamente questa è una reaction, sono anche abbastanza emozionato, diciamo. Sentite questo falsetto, questo ricorda le Banshee, secondo me. Ricorda le Banshee, è come se si trasformasse in una Banshee. Non è la cravatta quella, quello è il quella cordicella della chitarra.
la cinghia della chitarra. Ma è fantastica perché lei ha un registro abbastanza basso, però riesce ad avere un range vocale eccezionale. Ha un range vocale della Madonna e lo sfrutta tutto per questo pezzo. Si vede che ci credeva veramente tanto in questa produzione. Bello questo break anche in controtempo per rompere la monotonia dell'armonia. Vabbè, lei è una colonna assoluta. Mi piace come l'accompagnamento di Mark D. Hammer sia sempre, vada sempre un po' più su, come se lui volesse emergere, vedete? All'inizio è soltanto un tappeto armonico, un sostegno. Poi cerca sempre, è come se fosse, non lo so, una specie di zombie che cerca di uscire da una tomba, una cosa del genere. Diventa sempre più ricco. Come qualcosa che sta emergendo da sottoterra. Poi ovviamente torniamo al tema principale della canzone. È la canzone ufficiale del gioco. Bello, 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 bello. Ovviamente, ragazzi, non possiamo fermarci qui. Devo comunque fare delle analisi un pochettino più approfondite, però queste sono le mie impressioni a caldo. Ed è veramente tanta roba. Veramente, veramente tanta roba. Però non finisce qua. Non finisce qua. Mi piacerebbe parlarne con i ragazzi, ma purtroppo non è possibile perché sono dal buon Sidonia. Magari riuscirò ad invitarli su queste live.